Il linea D è tra la linea più difficile della serie Dupont. Questo è il coperchio di apertura. Noi adesso proviamo, vedete, questo è l'adattatore che ha due linee di lato, a destra e a sinistra, vedete, per caricare. Noi lo carichiamo. Poi con una siringa o di acqua o di alcol vediamo se c'è una perdita, e in effetti c'è una piccolissima perdita dalla parte del carico, mentre dal regolatore sembra che vada tutto bene. Quindi dobbiamo cercare di svitare questa valvola. Scarichiamo il gas. Prendiamo un giravite o, se non abbiamo un attrezzo adatto, e svitiamo la valvola di carico. Questa è la valvola di carico con la sua O-ring di alluminio. E questa è proprio la valvolina con la molla che sta sotto. La guarnizione è questa. È un po' rigida. Noi usiamo un attrezzo in ottone per non graffiare. E vediamo se possiamo toglierla. Sì, la possiamo togliere. Bene, adesso dobbiamo procurare l'O-ring. E cambierei anche questa qui di alluminio. Vediamo di metterle. Beh, abbiamo preso le due guarnizioni. Ora bisogna metterle. Vediamo lo scorrimento, perfetto. Questa è la presa leggermente più stretta, la preferisco. Verifichiamo che sta abbattuta tutto, completa. Vediamo, ancora c'è un dito ferito. Vabbè, sono così. Proprio oggi la premura non è mai. Adesso questo lo centra. Adesso proviamo. Vediamo se sta perdendo. Neanche una goccia. Questo ancora è qui, buono. Ok. Proviamo se esce. Perfetto. Proviamo il regolatore.
purtroppo ho il ventilatore acceso. Ok, perfetto. Chiusura perfetta. Ok, possiamo. Benissimo. Chiudere. Accendiamo. Come ben sapete, non è delle migliori chiusure.